Urne chiuse in Marocco per il voto sulla nuova Costituzione proposta dal re Mohammed VI per evitare scenari da primavera araba. 13 milioni di elettori e un referendum dall'esito scontato, ma per il risultato definitivo bisognerà aspettare il voto di 1 milione di marocchini all'estero. Loro hanno tempo fino a domenica per dire sì a una riforma che ridimensiona il ruolo del sovrano, concede poteri maggiori a primo ministro, parlamento e giustizia e riconosce il berbero come seconda lingua del paese. Il sovrano incassa un tasso di partecipazione superiore al 60%, malgrado gli appelli al boicottaggio del movimento d'opposizione del 20 febbraio, che contesta le prerogative essenziali conservate dal re come il controllo dell'esercito. Contrari alla riforma anche gli integralisti islamici che chiedono la fine della monarchia al potere dal 62.